Cari amici, buonasera. Sono Gianfranco Angiolini, come tutti sapete, in arte come tutti mi chiamano Kenno, e voglio iniziare questo programma dall'inizio, dall'inizio della storia del Subiano. Come vedete, questa felpa indica l'anno in cui il Subiano è stato fondato, il Subiano Calcio. Va bene? 1929. Fra 9 anni saranno 100 anni che questa piccola grande società esiste. Allora i primi ricordi e anche i ricordi di tante persone anziane che non ci sono più. Il campo sportivo di Subiano era esattamente in via Retina, nella famosa Piazza Nova. Piazza Nova che veniva usata anche per il mercato del bestiame, il mercato normale, e quando c'erano le partite il campo si dislocava in questo modo qui, da nord verso sud, e praticamente quando c'erano queste partite le porte venivano montate al momento e poi rismontate a fine della gara. La gente che andava lì a giocare, le partite si giocavano, e cosa succedeva? Succedeva che allora non c'era mica i spogliatoi, la gente andava a spogliarsi, diciamo così, nelle case lì vicino e si lavava alla fontana pubblica. Ecco che lì è iniziato il nostro calcio. Poi il problema qual era? Il problema era quello dei palloni, perché praticamente i palloni molti volavano nell'Arno, che ce l'hanno lì vicino, era tutto andare a prendere i palloni nell'Arno. Questi palloni a quell'epoca come erano fatti? I palloni erano fatti di cuoio. Questo cuoio veniva ricavato dalle mucche, dalla spalla oppure dal fondo schiena, dai lombi esattamente, o dalla coda. Questo pallone poi veniva cucito, una camera d'aria, cucito il pallone di cuoio sopra, e praticamente però aveva, durante la partita, specialmente se pioveva, diventava molto pesante e praticamente si ovalizzava un po', non aveva più la forma del pallone, ma un po' diventava un po' sbieco, insomma, con qualche mancione a destra e a sinistra. Poi, negli anni 50, il campo fu trasferito in Viale della Stazione. Lì era in Viale della Stazione e praticamente era di fronte, praticamente dove c'è il bar Senesi, verso la stazione di Subiano. Praticamente si muoveva anche lì da nord a no, da est a ovest. Poi cosa succedeva? Succedeva che il campo venne poi fatto qui in Viale Martire della Libertà, esattamente anche quel campo lì si era in questa posizione qui, da est verso ovest, praticamente dalla vecchia negozio del Gentili fino al mattatoio. Ecco, lì era il campo del Subiano, e mi ricordo che le prime partite che si giocavano lì erano molto belli, appassionati, perché il campo era tutto a sterro, praticamente quando c'era la pioggia praticamente veniva messo sulle porte i famosi trucioli che si trovavano da falegnami, e questo è iniziato il calcio a Subiano. Questo ha avuto inizio il calcio a Subiano. Ricordandovi poi un'altra cosa molto importante, che i colori del Subiano ora sono gialloblè, ma all'epoca, prima alla Viale, cioè qui a Subiano, esattamente in Piazza Nuova, e allo stadio praticamente del Viale della Stazione, i nostri colori erano giallo-neri, non giallo-blu, giallo-neri. Perché? Perché gli alleati, quando si ritirarono dalla zona di Subiano, che loro giocavano sempre al pallone in Piazza Nuova, praticamente lasciarono 2 completi di magline giallo-nere. Ciao!